Pensioni, sanità, enti locali, politica delle entrate, tasse e costi della politica sono i principali temi che i pensionati della CISL mettono al centro delle manifestazioni in corso in questi giorni in tutta Italia. Stamani presidio di protesta anche a Bergamo, fuori dalla prefettura, contro le misure inserite nella manovra finanziaria dal governo. Una delegazione di pensionati e di sindacalisti è stata ricevuta dal prefetto. Al prefetto abbiamo fatto pervenire una lettera dove riassumiamo i contenuti di questo presidio. Vogliamo farlo arrivare anche ai livelli più alti delle istituzioni del nostro paese. Abbiamo in particolar modo anche sollecitato un intervento sia sul versante di attenzione, in modo particolare per il fondo per la non autosufficienza, che è un grande elemento di giustizia sociale. Una manovra che rischia di danneggiare principalmente le fasce della popolazione più debole, spiega Piccinini, che grava sullo Stato sociale, sulla sanità, sul pubblico impiego, a scapito della crescita e dello sviluppo del paese. Si vanno a tagliare anche una parte della rivalutazione delle rendite di pensione, anche medie. La cosa è ingiustificata perché colpiscono i lavoratori che hanno sempre versato per tutta la loro vita. L'altra è la questione dei ticket. È paradossale che per cassa venga inserito un ulteriore balzello. L'ultima questione è la questione fiscale. Non si è avuto il coraggio di anticipare, come richiesto dalla CISL, la normativa che prevedeva un inasprimento fiscale sulle rendite finanziarie.